un nuovo corso di vita, accettare ciò che è e ciò che sei. Quando lottiamo duramente contro qualcosa che ci fa stare male, costruiamo dei muri, delle barriere, soprattutto a livello del cuore, che ci portano ad avere sentimenti di rabbia, di paura, di rancore e ci impediscono di poterci dare il permesso di aprirci finalmente a ricevere con facilità. Grazia e gioia. Perdonati e liberati dal senso di colpa, dalla convinzione di aver sbagliato tutto, di essere tu stessa sbagliata. Dedica a te stesso spazio e tempo. Mettiti in cima ai tuoi pensieri. Dare agli altri è veramente la cosa più bella del mondo ed è ricca di grande valore. Ma quando tu sei vuota e non hai niente da donare, come fai a dedicarti agli altri? In tutti questi mesi passati assieme ti ho insegnato diversi strumenti per gestire le emozioni, l'ansia, la paura. Ti ho anche indicato come iniziare a meditare con semplicità e come sostenere il tuo cambiamento, ad esempio introducendo la special morning routine. Metti in pratica, datti un tempo, nessun risultato arriva così dall'oggi al domani. Io posso aiutarti, guidarti, prenderti per mano e portarti passo dopo passo nel tuo personale processo di trasformazione. Io credo che nessuno debba essere costretto a cambiare, ma se si è veramente assetati di cambiamento, di volere una vita felice, ricca di soddisfazioni, nonostante anche le difficoltà che ogni giorno questa ci propone, ebbene, allora l'impegno è necessario e l'impegno deve essere tanto grande proporzionalmente a quanto si vuole veramente cambiare. Se ancora non hai deciso di iniziare un tuo percorso personale, ma vuoi fare un primo passo per cominciare a stare bene, puoi scaricare gratuitamente dal link qui sotto il PDF della Special Morning Routine. Sono 5 step più uno che attivano quelli che sono gli ormoni del benessere, della felicità e del buon umore e che possono sostenerti per cominciare a fare un piccolo cambiamento. Ti mando un grande abbraccio e alla prossima. Ciao!